un programma in collaborazione con King Holidays. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Souvenir. Nella puntata di oggi andremo in Spagna, faremo un viaggio bellissimo in questa meta che amo particolarmente, vabbè, ma chi non ama del resto la Spagna? Racchiude in sé un po' tutti gli aspetti che un viaggiatore ricerca per un weekend, per un tour o comunque per un viaggio di piacere. Sto parlando naturalmente di città, mare, ma non solo, perché l'allegria della movida spagnola conquista davvero tutti e poi l'aspetto culturale che ovviamente in tutta la Spagna non manca. Per questo viaggio ho scelto un compagno d'eccezione, come sempre, Carlo Menegazzi di MCS, ufficio stampa del tour operator King Holidays. Ciao! Ciao Betty, buonasera a tutti. Quindi mi accompagnerai in questo tour della Spagna che faremo in 12 minuti, però sono sicuro sarà coinvolgente come Speriamo, sempre. speriamo. Allora, raccontami un po' che cosa possiamo dire ai nostri telespettatori che vogliono pianificare un viaggio in Spagna. Guarda, ti ringrazio per questa domanda. Oggi che parliamo di una destinazione come la Spagna, che è una destinazione comunque a portata di mano e anche facile da visitare, io consiglio sempre che questo, cioè considerato il poco tempo a disposizione per le vacanze, di affidarsi sempre ad una guida esperta. Quindi in un periodo in cui noi usiamo consulenti per come ci vestiamo, come organizziamo il matrimonio, come arrediamo la casa, perché non affidarsi ad un buon agente di viaggi anche per organizzare una vacanza? C'è poco tempo a disposizione, quindi dobbiamo comunque stabilire quali sono gli itinerari migliori. E quindi io dico un buon agente di viaggi e un buon catalogo come questi di King Holidays sono sicuramente lo strumento ideale. Poi c'è anche internet naturalmente, però bisogna saper usare i siti e sapere quali visitare e quali possono darci le informazioni migliori. Uno di questi è sicuramente il sito dell'ente del turismo. Oggi parliamo di Spagna, quindi spain.info può essere la nostra fonte privilegiata. Ci sono notizie aggiornate in tempo reale e poi c'è una funzione molto interessante che è legata agli eventi. Quindi si inseriscono le date del soggiorno, la città del soggiorno. E automaticamente il sito ti dice se ci sono delle Beh, rassegne, questo è dei carino, è festival, molto molto. interessante come aspetto, perché comunque Perché è così. giusto anche approfittare di situazioni particolari che magari proprio nel momento in cui noi siamo a visitare la nostra destinazione possono fare la differenza nel nostro viaggio, Certo, insomma. è un valore aggiunto importante. Allora, benissimo, prima di andare avanti a parlare di Spagna, vediamo qualche immagine perché sicuramente vi conquisterà con questo bellissimo video. Beh, che dire, io e Carlo eravamo qua zitti zitti, ci stavamo gustando le immagini, c'è davvero tutto, sia in questo video che in un viaggio in Spagna, Veramente. veramente città, mare. A proposito di città, iniziamo quindi a parlare della sua capitale, quindi Madrid.
ci sono stata un po' di anni fa e la ricordo come una città un po' diversa dalle classiche città spagnole. Sì, giusto? In effetti, se vuoi vedere bene, è la città che forse meglio di altre rappresenta un po', si iscrive nel solco delle grandi capitali europee. È una città votata all'innovazione, alla modernità, senza perdere naturalmente l'anima caliente spagnola. Insomma, è una città che non dorme mai, per esempio. Esatto, infatti. Come tutte le città spagnole, o gran parte delle città spagnole, infatti, per cui sicuramente si può fare una bella passeggiata per raggiungere Plaza Mayo, la Puerta del Sol, magari fermarsi in uno dei caffè che sono praticamente delle istituzioni, sì, a Madrid, e poi, che so io, bere la sangria, gustarsi qualche tapas per poi arrivare all'orario per entrare nelle discoteche. A proposito di discoteche e di vita notturna, c'è il quartiere della Chueca a Madrid, il quartiere caro ad Almodóvar, il quartiere che, voglio dire, rappresenta la movida, il lato più eccentrico della città madrilena. È un quartiere molto ricco di locali alla moda, frequentato da artisti, designer, insomma è sicuramente una tappa obbligata di una serata madrilena. Esatto, però non possiamo parlare solo di movida, serate, discoteche e tutto quello che comunque rende un viaggio anche divertente, perché comunque parliamo anche di cultura, non possiamo trascurare il Museo del Prado, che appunto a Madrid è veramente da visitare, proprio perché i capolavori di Rubens, piuttosto che del Goya, Raffaello, Caravaggio sono presenti. E sono solo alcuni, sono esatto. Veramente un museo ricchissimo. E poi non possiamo neanche trascurare Gaudí, e in questo senso ci trasferiamo in un'altra città che io praticamente adoro, cioè Barcellona, dove effettivamente ci sono delle forti rappresentazioni di Gaudí, sì, che possiamo visitare semplicemente passeggiando per la città e viverle, certo, direttamente. È Parc Güell, la Casa Batlló, ma anche la Sagrada Famiglia, chi non ha mai visto almeno in cartolina, in foto, la Sagrada Famiglia. E anche Barcellona, devo dirti, come Madrid, ha poi questo carattere latino molto forte, è un'altra città dove non si può rinunciare alla vita notturna. Chi non ha mai sentito parlare delle Ramblas di Barcellona o di Barceloneta? È una città sul mare, quindi si può anche alternare alla visita della città qualche ora da spendere sulle spiagge per chi vuole prendersi un po' di tintarella. Insomma, è una città che offre veramente tantissimo. Sì, penso che io l'ultima volta che ci sono stata, ci sono andata senza bimbi, abbiamo noleggiato la bicicletta, abbiamo fatto proprio un tour della città libero, proprio passando, come dici tu, per le vie più importanti, raggiungendo il mare, per cui è tutto veramente a portata di mano, e visitando poi chiaramente, potendo ammirare la Sagrada Famiglia e tutto quello che c'è in giro per la città, certo, insomma. Assolutamente e sì. Poi un altro aspetto che mi piace particolarmente della Spagna è anche l'Andalusia, che è comunque tutta una zona particolare per altri motivi. Pensa che l'Andalusia ha affascinato scrittori del calibro di Dumas e di Hemingway, è, diciamo, la zona che meglio rappresenta il calore spagnolo, è la zona del flamenco, della cucina, è la zona delle grandi tradizioni religiose e anche del fascino esotico di certi monumenti di origine chiaramente moresca, che rendono il viaggio in Andalusia ancora più avvincente. Ti parlo dell'Alhambra di Granada, che è un monumento fantastico, e anche naturalmente i palazzi di Cordoba. Poi c'è le grandi tradizioni religiose, per esempio Siviglia è la sede di uno dei monumenti più importanti che ci sono a livello mondiale come dimensioni. Immagino che il tour dell'Andalusia sia uno dei più richiesti per quanto riguarda la Spagna. Sì, assolutamente. Noi lo proponiamo sia come tour di gruppo che come fly and drive. E poi abbiamo anche dei circuiti nuovi che stiamo lanciando nel nord del paese, sai? Quindi zone di Bilbao piuttosto che sì, Santander. Bilbao, esatto, proprio questi. E poi c'è il Cammino di Santiago de Compostela. Ecco, quello mi manca, non l'ho ancora fatto. Tra l'altro ha un pubblico molto giovane, interessa sì, molto ai ragazzi, perché incontri tante persone. È un'esperienza molto forte, anche al di là degli aspetti religiosi, quindi veramente un viaggio che sta avendo un buon successo. E poi immagino che a parte i tour, ovviamente ci siano anche dei soggiorni più brevi per un weekend, sia nelle capitali, comunque sia Madrid piuttosto che Barcellona, sì, oppure anche in queste Valencia, Siviglia, esatto, città che fanno parte anche del tour. Certo, hanno un grande successo, un grande appeal, e poi noi proponiamo delle chicche a tutti i nostri clienti che viaggiano verso queste città, perché diamo la possibilità di aggiungere al soggiorno delle attività extra. Ti faccio degli esempi: l'escursione a Montserrat da Barcellona, a Toledo da Madrid, e poi come perdersi una serata di flamenco. Fantastico. Senti, invece per chi come me ama il mare, il sole, anche d'inverno?
Canarie. Canarie, Canarie, a poche ore di esatto. volo dall'Italia, sono una destinazione con un clima fantastico. L'isola dell'eterna primavera è Tenerife, quindi Davvero. fantastico per un soggiorno in questo periodo. E poi naturalmente abbiamo anche Maiorca, che è un'altra Esatto, destinazione. molto scelta anche dal punto di vista appunto sul Mediterraneo, so Sì, che Costa del alcuni. Sol, sono tutte località che hanno anche un turismo meno giovane, tante persone che vanno a trascorrere i mesi invernali. E poi, naturalmente, andando avanti con la stagione, comincia l'estate delle grandi altre località, quindi Minorca, Ibiza, che oltre ad avere delle grandi discoteche, conserva alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo. E poi la glamour e VIP Formentera, ex meta di hippie, che ha avuto poi, Vero. che ha mantenuto questo legame particolare con la natura. C'è Allora, Carlo, la nostra trasmissione si chiama Souvenir, tu cosa ti porteresti a casa? veramente di tutto, e direi uno dei simboli sono i ventagli, ma anche i pizzi, le spade, le ceramiche. Tra l'altro vorrei consigliare ai nostri spettatori che amano questo genere di attività di visitare anche i tanti mercati che ci sono in Spagna. Esatto, che Sì. sono bellissimi, è Tu sarai vero. stata alla Boccheria Sì. di Barcellona, Esatto. figurati che è uno dei mercati più grandi che ci sono. Poi ci sono tanti altri mercati, alcuni stabili, alcuni invece temporanei, anche a Valencia, Siviglia, Madrid, quindi una destinazione da non perdere da questo punto di vista. E allora, se vi abbiamo fatto venire voglia di partire subito, guardate le nostre offerte. Capodanno in Andalusia, 985 euro, tour di 7 giorni e 6 notti a Madrid, Toledo, Siviglia, Cordoba e Granada. Partenza il 27 dicembre, rientro il 2 di gennaio. Prezzo speciale souvenir finito, comprensivo di voli di linea da Roma e Milano. 6 notti in hotel 4 stelle con prima colazione e 3 cene. Trasferimenti, bus Gran Turismo, visite ed escursioni con guida in italiano. Tasse aeroportuali fino a 135 euro, assicurazione, medico, bagaglio e annullamento. Weekend a Barcellona, da Milano 314 euro, da Roma 294 euro. Partenze il 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12, 19 e 26 marzo. Prezzo speciale souvenir, finito, comprensivo di voli di linea da Milano o Roma, 3 notti in hotel 4 stelle con prime colazioni, tasse aeroportuali fino a 55 euro, assicurazione, medico, bagaglio e annullamento. Prenotazioni in tutte le agenzie King Royal Club o presso la tua agenzia di fiducia. Per maggiori informazioni 06 36 21 01 40 oppure scrivi a kingholidays@kingholidays.it. Ben ritrovati, il nostro tempo a disposizione è finito. Siamo tornati a casa, Carlo, Sì, dalla Spagna, purtroppo ci siamo. purtroppo. Io ti ringrazio per avermi accompagnato in questo viaggio. Ringrazio Carlo Menegazzi, MCS, ufficio stampa del tour operator King Grazie Holidays. a Ciao, te, Carlo. Betty, e saluti a tutti. Sì, e noi ci rivediamo settimana prossima per un'altra puntata di Souvenir. A presto. Un programma in collaborazione con King Holidays.